Buon pomeriggio, in questo orario, un po' insolito per Today. Benvenuti a questa nuova puntata del programma di Radio Barsa Italia con me, Giuseppe Orto. Buonasera Giuseppe. Ciao Giuseppe, buonasera a tutti. Io vi ricordo che noi siamo in diretta su Facebook, su YouTube, su Twitter, su Twitch, quindi ci potete vedere e seguire eh, dappertutto per questa nuova puntata ricca di, di novità, una puntata molto importante, perché domani c'è una partita molto, molto importante. C'è Barcellona-Granada, il Barça, l'opportunità di scavalcare l'Atletico Madrid, di portarsi al primo posto, quando ormai mancano eh, pochi giorni eh, anche allo scontro che... Deciderà probabilmente gran parte della lega, cioè eh, Barcellona Atletico. Anche se prima c'è un difficilissimo Valencia-Barcellona, da eh, ovviamente da non sottovalutare. Quindi parleremo della partita di domani, della conferenza stampa di Coman. Di siamo in attesa, ovviamente, anche poi dei convocati che probabilmente usciranno domani. E quindi adesso andremo anche un po' ehm, a, a grosse ipotesi. E poi, ovviamente, parleremo anche del Barça Femminile che ha oggi in campionato domenica in champions league parleremo del Barça B che è vicino a, alla seconda fase diciamo di questa uh, lotta per la promozione un po' particolare che quest'anno la federazione ha, ha creato e ha creato anche un po di, uh, di problemi proprio nel comprenderla questa um, nuova uh, metodologia diciamo di promozione però partiamo dalla uh, partita di, di domani perché caro Giuseppe l'Atletic Bilbao eh, ci ha fatto un grande, grandissimo favore, eh, era complicato per Atletico Madrid, si sapeva, eh, io la partita non l'ho vista perché quando ho messo ho segnato l'Atletico, quindi ho tolto, ho detto vabbè porto sfiga, meglio che non la vedo e alla fine poi evidentemente porto io sfiga perché l'Atletic l'ha vinta, è un Atletico che, che è crollato, sta crollando. È un Real Madrid che è stato fermato anche poi dal Betis, quindi uh, le uniche che vincono alla fine sono Barcellona e questo Siviglia che sta lì zitto, zitto, prova a sfruttare magari la grande occasione, però la grande occasione domani è del Barça. E... Non c'è dubbio, il Siviglia, come hai detto tu zitto zitto, 70 punti ha a un punto solo dal secondo posto e tre dal primo. Il Siviglia rischia di arrivare secondo, cioè eh, qui eh, a fine campionato, visto la condizione eh, fisica eh, di Atletico Madrid, Balsa e Siviglia, rischiamo di avere una classifica stravolta nelle ultime giornate. Non sarebbe neanche da escludere un Balsa Primo, un Siviglia Secondo, un non si sa chi tra Terzo e Quarto, le due di Madrid, eh? perché Ancora proprio al, a questo Siviglia che come hai detto tu, zitto, zitto, nessuno ne parla, eh, loro stanno giocando sostanzialmente quasi nascosti, mimetizzati sotto le foglie, eh, sotto traccia, però accidenti, stanno facendo un campionato, e un finale di stagione fantastico. Sì, eh, giustamente anche Coman in conferenza stampa ha detto che abbiamo una grandissima opportunità per diventare i leader della classifica, tra l'altro a Coman hanno fatto anche una domanda particolare, cioè non è presto per diventare leader della classifica, ma è non lo so, è, è, è presto, è tardi non è mai presto non è mai <ride> non è mai, mai presto inverno, ringhi, secondo me <ride> eh, anche perché eh, insomma, poi voglio dire, quante giornate mancano ormai siamo, siamo arrivati alla fine non è che eh, è presto o, altrimenti quando è il momento giusto all'ultima giornata, non so è un rischio eh sì, è il momento di arrivare in testa giustamente Sarebbe un, un traguardo meritatissimo perché il, eh, il Balzo ha preso due, due note, e negli ultimi 17 ha realizzato 15 vittorie. Sì. sì. Tra l'altro, è veramente un, un bottino, un cammino incredibile. Sensiamo che a dicembre avevamo 12 punti di distanza dal, dall'Atletico, e adesso con il recupero potremmo essere a più uno. Eh, eravamo a meno 6 dalla Champions e eh, adesso, voglio dire, eh, la Champions, il quinto posto è distantissimo: eh, una ventina di punti. Quindi, voglio dire, abbiamo fatto un, un, un rally nel, nella parte finale di stagione incredibile. E lo stesso Kuman in, in conferenza stampa, poi lo sentiremo anche dalla, dalla sua voce, io faccio un, un, un anticipo, ha detto che, eh, dove, dove, dove? Eh, era una situazione insperata un po' di tempo fa, eh, quando avevamo molti punti di distanza, e poter lottare oggi per vincere la liga è qualcosa di, eh, di grande che, che abbiamo fatto. Ed è vero così, abbiamo fatto il balsa. Hanno fatto, hanno fatto qualcosa di pazzesco, di incredibile, qualcosa a cui nessuno credeva. Noi per primi a dicembre, ass ass assolutamente una svolta ehm, che nessuno poteva mai immaginare, anche perché statisticamente nessuno ha mai vinto un campionato con 12 punti di differenza dopo uh, 10 giornate quindi il Barça sta anche un po' uh, a questo punto facendo una rimonta alla storia e ovviamente ci sono ancora 5 giornate poi da, da giocare quindi tutto può ancora accadere però come hai detto tu a dicembre e per essere ancora più specifici il 5 dicembre noi andammo uh, in casa del Cadiz a perdere 2-1 a 1 quella partita dove Coman, ricordo, disse che il Barça aveva fatto passi indietro incredibile. era un Coman deluso, me lo ricordo il Coman a fine partita e mi ricordo anche noi a fine partita, che giustamente c'era chi diceva non ci qualifichiamo in Champions League, dobbiamo stare attenti alla zona retrocessione, perché eravamo, come hai detto tu, a sei punti dalla Champions, a pochi punti dalla zona retrocessione, c'era chi diceva vabbè vinceremo l'Europa League per la prima volta l'anno prossimo, quindi davvero era uh, un disastro. Totale 14 punti soltanto in classifica, proprio bruttissimo. In, in, in graduatoria, mi sembra se non ricordo male, in, mi sembra di sì. Eh, di, di, in 10 partite, quattro sconfitte. Una media però che non esiste per una squadra come il Barcellona che deve lottare per vincere il campionato. Eh, e poi è arrivata la svolta. È arrivata la svolta per il Barcellona, ma anche per l'Atletico Madrid, ovviamente. Per il Barcellona, in positivo, eh, da inizio 2021 c'è anche un Messi in più. Che nel 2020 è, è un po' mancato, visto che in campionato ricordo che fece un 3-4 gol solo sul rigore nella prima partita mm, di studio. Sì, nel esatto. 2021 messi eh, ha segnato quasi 30 gol praticamente, forse. Quindi, è eh, un messi che um, ha svoltato. Come ha svoltato tutta la squadra? Con il cambio di modulo, probabilmente passando al a questo. 3-5-2 a volte 3-4-3 ha dato più sicurezza alla difesa quindi ha svoltato e poi ovviamente Giuseppe non possiamo negare che l'Atletico abbia avuto un calo nel momento decisivo ehm, della stagione forse hanno dato troppo nella prima parte e non sono riusciti a gestire complice anche magari infortuni covid eh, però comunque l'Atletico è arrivato a un certo punto che aveva 10 punti di vantaggio e li ha persi tutti, sia nei confronti del Barça sia nei confronti del Real, quindi eh, diciamo che Simeone come andrà andrà dovrà comunque un po' eh, rammaricarsi per come sta andando questo campionato lo poteva vincere a mani basse sì gestendosi meglio gestendosi meglio utilizzando una, un, un esempio diciamo di Formula 1 hanno sfruttato troppo le, le gomme nelle, nei primi giri nella prima parte di gara le hanno, le hanno sfondate le hanno distrutte e sono stati costretti a fermarsi ai box mentre il Balsa che li aveva gestite meglio anche diciamo per sua colpa perché non si riusciva a trovare la quadra, non è tutta, sta, tutta questa tattica, eh? però voglio dire: eh, c'entra anche quello: prime difficoltà, eh, difficoltà nel calburare. Poi trovata la, la, la quadra, la squadra è improvvisamente esplosa, rinata, o nata, visto che insomma, eh, forse avevamo visto delle belle partite nelle prime. Uh, forse nelle prime 3-4 gare mm, io ero innamorato all'inizio stagione di quella, di quella squadra. Addirittura facevo, eh, sì, facevo paragoni imbarazzanti, ma la paragonavo al Balsa di, eh, di Guardiola. In ho fatto commenti di questo genere perché era un Balsa che mi illusionava. Poi il crollo repentino eh, ed infine eh, la risalita. Per fortuna si è sfruttato quella gola: se si, potesse, se si fosse potuto investire in borsa sfruttando quella gola, ci saremmo arricchiti. Eh, uh -huh. eh, eh, e il Balsa poi ha preso il, ha preso il volo e eh, niente, è arrivato dove siamo oggi. Con un, un, un gran gioco, nuovamente un piccolo, un piccolo calo. Proprio in corrispondenza con la sosta per le nazionali. Ci sono state quelle due, due gare eh, che hanno un po' compromesso e eh, la serenità dell'ambiente e eh, anche la corsa verso la Liga. E poi è una squadra questa che ha necessità di giocare, 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 giocare con continuità senza fermarsi. Perché se si ferma l'abbiamo visto, forse era un caso forse no, però con quella, quella sosta di due settimane la squadra ha faticato moltissimo e c'è stato il classico e poi c'è stato il Via Leale, il Valladolid o meglio, Valladolid è classico mi sembra e, e poi riniziando a, a a calburare, ad allenarsi a giocare, questi riescono a trovare continuità nella continuità che è una banalità sì. però, è, però è così più giocano più riescono a trovare continuità perché stanno bene fisicamente e eh, l'atletico invece è tutto l'opposto, loro si sono eh, sono crollati completamente e grazie a Dio oh, se loro non avessero avuto questo calo chiaramente non, non avremmo avuto la possibilità di rientrare in gioco eh, ma eh, se avessero continuato loro con quel ritmo, eh, avremmo assistito ad una stagione da parte dei Colchonelos eh, irripetibile, incredibile, eh, perché avrebbero veramente eh, 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 realizzato probabilmente il record dei punti. Hanno pagato e eh, niente, noi ne abbiamo beneficiato, sempre ovviamente tenendo in considerazione che se. Noi non fossimo cresciuti, anche il calo del, dell'Atletico non ci avrebbe permesso di rientrare in gioco e forse di arrivare al primo posto con una vittoria giovedì contro. Quindi, a Barça, innanzitutto, aiutati anche dal calo delle, delle, degli uomini del ciolo. Sì, diciamo un calo anche soprattutto ti ho detto ha usato, ha usato un po' troppo le gomme. Mi viene in mente Luis Suarez, che ha fatto una prima parte di stagione ad altissimi livelli, dove è arrivato a segnare 19 gol. Poi adesso si è un po' fermato, complice anche appunto degli infortuni muscolari che lo stanno un po' andando, uh, stanno dando da fastidio appunto all'attaccante, perché magari non è stato gestito bene. Di se andiamo a vedere lo score di Suarez fino a febbraio. Altissimo livello, segnava quasi due gol a partita, una media spaventosa, poi si è fermato. Si è fermato, è arrivato un, il gol nel, nel classico, il gol col Bilbao, si è rifermato, il gol con la Laves, si è infortunato. Quindi da febbraio ha perso quella continuità di rendimento e da lì insieme anche poi a tutto l'Atletico che ha iniziato a perdere quindi mh, questo magari eh, ha pesato tantissimo e ci scrive Andrea Di Fabio poi dopo leggeremo anche altri mh, commenti che ci chiedono uh, diciamo questioni non inerenti ancora alla partita quindi ne discuteremo dopo Andrea Di Fabio ci scrive l'Atletico come il Milan in Italia grande inizio stagione e ora stanno perdendo tutto quello che hanno fatto perché anche il Milan come l'Atletico stava lì lottava per uh, la Serie A adesso si ritrova fuori dalla Corsa Champions League per adesso, quindi un po' sì. Europa League, eh, quando dai tutto nella prima parte di stagione. E la benzina finisce, poi eh, certo. e sono grandi problemi. Um, ciao, ragazzi, salutiamo Alexan, che ci scrive anche: Il Suarez degli ultimi due mesi, è quello che giocava in Champions League con noi. <ride> eh, sì, praticamente sì. Tra l'altro, Suarez in Champions League quest'anno non ha segnato neanche un gol. Eh. È proprio e... la sua maledizione, eh? sì. lui e la Champions sono proprio nemici accesimi, non, sì. non vanno proprio d'accordo. Fortuna, fortuna che eh, quella stagione, la, la sua prima stagione, quella 14-15 andava ancora d'accordo eh, quella sì, stagione. Sì, poi sì. da lì in poi eh, sono iniziati i problemi con Suarez, che non segna fuori casa da Roma, Roma. la partita con la Roma nel 2015, quindi Il, la partita nel, nella Liglia, diciamo. Sì, sì, sì. Infatti, anche Alexandre dice: Suarez non segna trasferta in Champions League dal 2015. 1 -1. E purtroppo, questo per noi ha pesato tantissimo nel corso delle, delle competizioni negli ultimi anni, dove il Barça, fuori cava, faceva sempre una fatica enorme. Mancavano i gol, però. Abbiamo voltato pagina purtroppo, eh, dobbiamo andare avanti, penseremo anche ovviamente al futuro, tra l'altro proprio del futuro del Barcellona, ne ha parlato anche Coman perché giustamente in conferenza stampa non possono mancare domande sul futuro eh, dei giocatori che ci sono, ma anche sul futuro dei giocatori che non sono ancora del Barça che potrebbero arrivare. Gli è stato chiesto di Grisman, ad esempio. E, ehm, Coman è stato chiaro, è detto, per me Grisman... È un giocatore importantissimo, non ho detto importante, ha detto importantissimo. Eh, um, Grisman, Giuseppe, quest'anno, a livello numerico, um, ha fatto un passo avanti rispetto alla scorsa stagione più decisivo. La Coppa d'Ere probabilmente è la Coppa di Grisman, visto che ha giocato sempre lui ed è stato decisivo con gol, assist o comunque giocate, ricordiamo l'assist a Piquet contro il Siviglia, contro il Granada, appunto la rimonta. Quindi è un Grisman che ha fatto un passo avanti e uh, è un Grisman che forse con questo modulo mh, potrebbe aver trovato un po' la sua dimensione, questo 3-5-2, anche se comunque lui non è un attaccante, cioè da Grisman lo critichiamo però. Non possiamo aspettarci 30 gol in un campionato da Griezmann. non l'ha mai fatti, non è una, quella tipologia di, di giocatore. Sì, è colpa sua. No, 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 certo, si sapeva. Diciamo che nel, mh, una cosa che eh, abbiamo sempre un po' criticato e eh, vediamo la differenza tra per esempio pallacanestro e mh, e calcio è per dire quando si fa il mercato eh, nella Pallacrenso ci si basa molto sulle statistiche, di ogni giocatore si conosce la statistica a memoria eh, sui tiri, sui rimbalzi, sui tiri da due, sui tiri da tre. Eh, hai una, una scheda dal punto di vista numerico. Che riesce perfettamente a inquadrarti il giocatore e quindi uno dalla, dalla sua scheda riesce a stabilire un po' che tipo di giocatore è, se va più o meno bene in una certa squadra. Nel calcio questo non accade. Il calcio è. È uno sport un po' meno, meno scientifico, un po' più eh, filosofico da questo punto di vista. Eh, Grisman è, è un giocatore atipico: è un attaccante che segna poco, che fa molto movimento. Eh, non è un nove, eh, è, un, è una sorta di seconda punta eh, che richiede un giocatore davanti a lui. Eh, questi sono stati i problemi che ha sempre avuto anche al Barça, tenendo in considerazione che arrivava eh, da delle squadre che hanno sempre giocato in una maniera diametralmente opposta a quella a, al gioco delle, del Barça, squadre più difensive eh, che eh, partivano in contropiede eh, con lui che doveva sostanzialmente anche... Eh, ricevere palla, fare da boa eh, fare in modo che gli altri giocatori della squadra salisse per poi eh, smistare e magari andare a concludere nel Barça questo non, non può farlo perché il Barça sì. occupa la metà campo avversaria occupa l'area di rigore avversaria quindi il, i giocatori del Barça sono tutti lì, non è che riparta e, e lui è importante anche per far salire la squadra, la squadra è già alta è già lì, il, il, il Barça pianta le tende dal primo minuto nella tre quarti avversaria e li rimane, quindi è un gioco che è completamente diverso da quello che Grisman ha sempre fatto. In tre anni non si è abituato, probabilmente non si abituerà mai. Vero è che in questo finale di stagione, forse grazie al fatto che tutta la squadra sta rendendo al massimo, i giocatori, anche i compagni stanno rendendo al massimo. Anche lui ha aumentato il suo livello, come hai detto tu, e anche un numero di gol. <coughs> Superiore rispetto agli altri anni e l'anno migliore dal suo punto di vista: eh, dal punto di vista realizzativo. Quindi, eh, ci sta dando una grande mano: e è stato fondamentale a via Real. Altra, altra partita fondamentale, secondo me, in, eh, in questo campionato sono questa di Via Real, questa di Granada, che sarà fondamentale. E certamente poi il, lo scontro diretto contro l'Atletico eh, ma soprattutto, più che quella contro l'Atletico, a questo punto sono importanti eh, le due gare, una già giocata via Real e questa Granada da, da giocare, perché il Via Real ti ha permesso, grazie anche alla combinazione di risultati, di portarti lì eh, a, a, ad, un, ad un tiro di schioppo dal primo posto. Quella di Granada. A, Col Granada, perché giochiamo in casa, ti permetterà poi quel primo posto di ottenerlo. Quindi, sono state veramente sono due eh, tappe basilari. Se si dovesse arrivare eh, allo scontro diretto contro l'Atletico in vantaggio in classifica, addirittura il Barça potrebbe permettersi anche di pareggiare quella gara, restando primo sempre. Bisogna vedere sempre la posizione del Madrid perché. Chiaramente in, in questa liga a 3, anzi a 4, non puoi puntare solo su un avversario, devi controllare anche che cosa fanno gli altri, perché magari tu pareggi contro l'Atletico, sì, rimani davanti all'Atletico, ma se eh, gli avversari ti sono a un punto, o poi con la loro vittoria, eh, eh, riescono comunque a superarti. Quindi eh, insomma. Eh, chiaramente bisogna vincere contro, contro l'Atletico anche per mettersi al riparo da eventuali terzi incomodi che possano eh, diciamo, approfittare di quel pareggio eventuale tra uh, Barça e Colcioneros. Eh, però questo ci mostra che questa è una Liga apertissima, è una Liga assolutamente av avvincente, perché quattro squadre nel giro di tre punti veramente erano tantissimi anni eh, che non le vedevamo. Vero, vero, davvero, per i tifosi neutrali è una lega bellissima, eh, sarà una lega purtroppo giocata fino, fino all'ultimo, proprio perché ci sono quattro squadre. Eh, Alexa ovviamente ci ricorda che an anche al Valencia va bene che per ora sono messi male, ma il Messai è sempre uno stadio difficile perché ovviamente prima di, ehm, di ospitare l'Atletico Madrid al Camp Nou c'è questa partita col Valencia che... È purtroppo è un campo ostico. Il Valencia è una squadra che non ha niente da chiedere al campionato, alla fine è lontanissimo dalla zona Europa, abbastanza, diciamo per adesso, in zone un po' sicure della classifica, ehm, però sicuramente non, non, non ci praticamente lasceranno giocare e ci faranno vincere a mani basse, lotteranno. E, e quindi dobbiamo stare molto attenti salutiamo Luigi che ci scrive ciao grande eh, redazione ovviamente però come ha parlato anche di, di, altri, di altri temi perché Guardiola in conferenza stampa pre partita di stasera è tra l'altro una grandissima finale anticipata possiamo dire ha detto Nemar è un grandissimo giocatore col Barça Neymar avrebbe potuto vincere tre Champions League praticamente chissà quante altre e, questo forse un pensiero un po' di tutti quanti, perché la MSN era un tridente eh sì, che eh, nessuno riusciva eh, a fermare: un tridente fantastico. E ovviamente, eh, come ha detto, vabbè, ma è normale, è sempre importante avere grandi giocatori in squadra. Noi lavoriamo per avere grandi giocatori in squadra. Eh, però dobbiamo parlare di, di oggi, quello che è passato è passato, adesso guardiamo il presente, il presente ma anche un po' il futuro. Dico io, perché oggi i giornali hanno aperto con Neymar: possibile ritorno. Sono ormai da quando Neymar è andato via, il giorno dopo già dicevano Neymar vuole tornare. Quindi, noi siamo sempre qui a parlare di Neymar. Però, Giuseppe, realisticamente, quante possibilità ci potrebbero essere? Secondo me ce ne sono pochissime, veramente pochissime. Per, per essere larghi ce ne sono pochissime. E poi certo, lui, 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 se, lui se ne è pentito il giorno dopo. Lui messo, ha messo piede a Parigi. Sì, che bello, che bello la, la festa, i fuochi artificiali. Poi la prima partita con il PDG ha detto: Ma dove sono finito? me Ne voglio tornare a casa. Però, oh, ogni, ogni azione ha una conseguenza, ogni eh, azione ha una reazione e quindi eh, è chiaro che eh, non è che lui decide di andare via dal balzo e poi dice scusate signore ho sbagliato torno, eh, no, non si fa così le cose non funzionano così nella vita reale, nei fumetti forse, ma non nella vita reale e quindi lui ha capito, oh, ma ormai oh, troppo tardi. Qual è stato il suo errore? Un errore che eh, sicuramente ha danneggiato lui, giocatore, Neymar, giocatore, ha danneggiato anche il Barça perché eh, io sono convinto ho delle parole eh, di, di Guardiola: eh, se Neymar fosse rimasto al, al Barça è possibile, non dico probabile, ma è possibile che i Blograna avrebbero potuto vincere altre due o tre Champions, così come ha detto, ha detto Pep. Pep ha parlato da, da tifoso, Pep ha parlato da socio, Pep ha parlato da innamorato del, del Barça. E poi certo Kuman è chiaro che Kuman è, è coinvolto nella gestione di questa squadra a sentire parlare di altri giocatori. E, e, e chiaramente mettere in ombra eh, giocatori eh, che lui ha attualmente, questo chiaramente dà, dà fastidio, lo sappiamo benissimo. Però, o oh, Pepper, sappiamo come com ragiona. Pepper ragiona da tifoso, così come ha sempre parlato dell'allenatore migliore per il Balsa ah, dal suo punto di vista. Eh, nonostante fosse allenatore delle, del City, quante volte lo abbiamo sentito eh, parlare di eh, per me e eh, dire: Per me, il migliore allenatore del Balsa è Tizio Ocaio, pur essendo allenatore delle, del City, perché è, è, è così. e Quindi, lui parla, parla da, da, da tifoso, però è vero. Eh, quante possibilità, ritornando alla, alla tua domanda, secondo me non ce ne sono. E secondo me eh, tornare adesso um, sarebbe anche un po' rischioso perché eh, avrebbe parte del, della tifoseria contro, almeno all'inizio. Poi certo, dovesse iniziare subito a segnare e a fare grandissime cose, è, mh, è molto probabile che eh, tutte queste asperità eh, sarebbero smussate. Però l'inizio non, non sarebbe facile e non sarebbe ben, ben accolto e ben accetto da uh, gran parte della tifoseria. Certo, oh, dal punto di vista meramente mh, calcistico e, e sportivo oh, sarebbe una bella cosa, però oh, bisogna sempre tenere in considerazione dell'uomo Neymar e l'uomo Neymar eh, è lontano anni luce dal calciatore Neymar e Questo bisogna sempre tenerlo in considerazione. E su questo hai pienamente eh, ragione. Andrei Fabi ci scrive: Non ha rinnovato con il PSG. Guarda, sembra, sembra fatto il rinnovo col PSG. In Francia dicono ci sia l'accordo, però la firma non arriva. Fin quando la firma non arriva, si parlerà di uh, Neymar il ritorno a Barcellona, anche se Neymar ha detto "Io in Francia sono felice", Leonardo dice tutto a posto, tutto tranquilli", però fin quando non arriva quella benedettissima firma che Neymar deve mettere al più presto su questo contratto, sì. i giornali continueranno a dire "Neymar vuole tornare". Uh, Lexan dice "La scelta di Neymar è tra le più scelerate della storia, assurdo". Uh, davvero, Andrea Di Fabio risponde "Insomma, non mi sembra stia vincendo poco in Francia l'anno scorso Finalista in Champions quest'anno in semifinale. Uh, sì, sempre sì, le giusto, giusto in Champions perché eh, in, in Francia vincere la, la, la Ligue 1, a parte che eh, quest'anno è pure il secondo, eh, con quel livello di calcio oh, non è che tutta questa meraviglia, tutta questa, questa gran cosa. E in Champions per adesso non ha ancora vinto comunque ci eh, scrive: Poi se andiamo a vedere la gestione dei soldi presi dalla cessione di Neymar, c'è un po' da mettersi le mani nei capelli. Questo, assolutamente, il Barcellona ha ritrovato 222 <ride> milioni, poteva fare qualsiasi cosa, rinnovare tutta la squadra praticamente. Le ha spese nel modo più assurdo possibile. Per me, la prima assurdità è stata andare a trattare con Neymar venduto uno, doveva andare a trattare prima, appena avuto il primo sentore di. Clausola pagata, tu andavi, compravi perché se volevi prendere Dembelé non lo prendevi a 120 milioni, lo prendevi a 40, certo, e, e risparmiavi milioni. Se tu vai a trattare e, e il, il venditore, sa che tu hai 222 milioni in tasca. Eh, non so, fessi eh. tedeschi, eh. Eh, eh. Eh, eh, assolutamente certo. Um, come ha parlato anche di uh, un 9, questo 9 che noi diciamo serve al Barcellona serve tanto e ovviamente come ho detto eh, noi stiamo cercando di lavorare per la prossima stagione che ormai sembra chiaro che sarà lui l'allenatore, però lui ha detto una cosa molto importante come ha detto considerate anche che noi stiamo da 5 mesi senza Ansu che nelle prime sei partite aveva fatto 4 gol potrebbe essere diciamo Ansufati quel giocatore viene spesso paragonato ai tuoi quindi quel giocatore che può giocare sulla fascia bravo nel dribbling ma anche con uh, il, il gol nel sangue che possa in un certo senso anche andare a tamponare questa mancanza di, di un nove come Suarez secondo me no secondo me no perché sono oh, tra il, lo stereotipo del nove e, e Ansufati eh, sono, due sono due tipi diversi completamente diversi sì Ansufati eh, segna ma partendo, partendo largo deve rientrare deve accentrarsi e, e poi quando era il tiro non è che possa fare il 9 in area di rigore non è alle caratteristiche quindi eh, Ansufati segna ma giocando eh, in, in fascia il 9 sì. serve, assolutamente serve. Non, se, se per disgrazia dovessi pensare eh, a far giocare eh, il numero 9, faresti il male della squadra e del ragazzo stesso. Un po' come Dembele 9: sì, in queste certo. partite. No, no, no. allora, I giocatori che hanno delle caratteristiche sono bravi per quelle caratteristiche e li devi sfruttare per quelle caratteristiche. Se tu hai un eh, giocatore che eh, fa bene una cosa e eh, lo utilizzi per farne un'altra, è chiaro che non, eh, non lo metti nei migliori. Esatto, se non hai le caratteristiche alla fine puoi cercare di tamponare, però... È, è complicato anche perché magari ci puoi lavorare. Però, se tu non hai il gol nel sangue, se non hai la freddezza, puoi far diventare un centrocampista difensore centrale? Sì, magari ecco, Mascherano è diventato un perfetto difensore centrale, però Dembelé che non, ha, non è mai non è stato, stato un grandissimo bomber. Non ha quei movimenti, sì, è Un, un estremo um, ha un certo tipo di movimenti che non ha il, il centroavanti, è, è più mobile, è più scattante. Il centroavanti eh, non ha bisogno di quelle caratteristiche, ha sì. necessità di altre caratteristiche, quindi eh, lo puoi utilizzare per necessità in uno o due partite, ma non è che punti eh, tutta una stagione su un giocatore riciclato. Assolutamente, sempre lex Cutigno preso con delle condizioni fuori, la società si è fatta prendere per i fondelli da Liverpool ricordando ovviamente che non solo l'operazione Dembélé è andata male con i soldi di, uh, di Neymar ma anche l'operazione Cutigno davvero... Uh, Assurda, uh, Pietro Locatelli il nostro regista che salutiamo, ci scrive: Anzufatti non è il fisico da 9 puro. Sempre Alexa dice: Dembele e Anzu sono bravissimi ad attaccare la profondità, ma non hanno il killer che contraddistingue i centravanti uh, veri. Quindi il eh, Barcione deve mettere mano, deve andare a comprare, vedere chi. Um, serve un attaccante forte giovane di futuro e serve anche un panchinaro perché poi non è che esce l'attaccante giovane e forte ed entra a Brightwood non ti risolvi no. eh, non, non risolvi niente già magari andando a prendere qualcuno eh, qua si parla di Depay si parla di Aguero, adesso si parla davvero di tanti giocatori vedremo cosa accadrà però eh, serve un titolare serve anche un panchinaro scrive Alexan, parliamoci chiaro, serve il norvegese Ecco. sul norvegese tuttavia <ride> uh, ci sono anche mh, voci discordi, nel senso che il norvegese è abituato a fare un tipo di calcio che non pratica il Barça eh, perché eh, quello detto oh, su uh, Grisman. a proposito di Grisman può valere anche per Holland nel senso che eh, il Borussia Dortmund non piazza le tende nella metà campo avversaria nella tre quarti avversaria il Borussia Dortmund gestisce sì la palla in una certa maniera uh, però parte anche molto in contropiede e Holland ci va a nozze e quante volte l'abbiamo visto Holland segnare anche in queste circostanze attaccando in velocità e quando invece eh, devi attaccare in spazi stretti con l'avversario che è tutto dietro la linea della palla e sta intasando l'area di rigore io, sinceramente, non so se eh, Holland eh, possa essere il profilo esatto, a me piace moltissimo. Però, oh, non lo so, bisognerebbe parlare con qualche tecnico eh, molto esperto. Che segue Holland eh, in maniera continuativa per vedere se, secondo lui, potrà essere anche un profilo di giocatore adatto a spazi molto stretti, a duettare eh, rapidamente e a liberarsi dalla palla, così come devono fare gli attaccanti del Barça. È un, profilo, è un giocatore che a me piace tantissimo, ripeto però non lo so ho oh, messo in quella condizione dove per 90 minuti tu sei lì ad attaccare un posto quasi blindato un'area blindata ok, certo ho <ride> eh, però ripeto questo è comunque un aspetto da tenere in considerazione ecco eh, intanto Massimo Organti ci scrive Gasol male male stasera perché ricordiamo è ehm, attualmente in corso la partita tra Zenit e Barcellona, la terza partita di questa serie che è in parità 1-1 e eh, entrambe le prime giocate a Barcellona, il Barça è sotto 30 a 28 in questo secondo quarto in Russia, eh, Gasol abbastanza male. Quest'oggi, però, alla fine siamo ancora al secondo quarto: c'è tempo. Infatti, il Barça adesso si è portato avanti: 30 a 31, ma il basket è così: cambia il risultato nel giro di, di, di attimi, di secondi. Andrea Di Fabio scrive: Forse nel 2022, vediamo eh, un po': La 2022. Clansola. È è clausola perché della, la clausola della... sarebbe di 75, mentre adesso chiaramente eh, non essendoci clausola il, il Borussia Dortmund può sparare il prezzo oh, che vuole, quindi se proprio lo devi prendere sarebbe preferibile prenderlo allora perché è un'operazione economicamente fattibile, anche per il Barça. Eh, sempre Neri Fabio scrive, a me non piacerà io la di conseguenze su assistiti, guardate con Donnarumma che sta facendo... Chiaro che se uno prende Raiola probabilmente non punta ad essere bandiera di un club, ma punta forse a ingigantire il suo conto in banca, Giuseppe, perché gli assistiti di Raiola girano, tendenzialmente girano. Girano avanti volti, girano vorticosamente. Sì, e, e, e quindi è così: purtroppo è così. Vediamo quello che accadrà con Oland. Se il Dortmund spara 150-200 milioni, è probabile che a questo punto rimanga proprio lì anche quest'anno. Sì. E poi l'anno prossimo, con una clausola bassissima, sarà guerra a chi offre di più a lui, a chi offre di più al padre, a chi offre di più a, sì. a Ragola. Sì, esatto. Eh, Alexa, da un lato um, andrei a prendere Olanda a piedi, ma dall'altro vedo un po' il fantasma di Ibra nel 2010. Eh, sì, un po', um, ritornando a quello che stavo dicendo, potrebbe essere quello, quello il, il rischio. Un giocatore che... È... È... È forte, è alto, è grosso, è abile con i piedi perché lo vediamo. Però oh, nel momento in cui lo devi fare per 90 minuti in tutte le partite, quel tipo di gioco, ripeto, potrebbe essere, potrebbe essere non eh, il suo tipo di gioco. Mm. Eh, sì, questo è da tener conto. Vedremo, ovviamente, quello che, che accadrà. Chi arriverà, per esempio, sembra vicino a Eric Garcia. Appare che lui uh, sia davvero il primo acquisto del, del Barcellona. Quindi uh, vediamo, vediamo un po'. Eh, soprattutto, quanti. Mone, il Barcellona avrà a disposizione, gira voce che il Barça abbia chiuso un accordo di sponsorizzazione di 500 milioni però la fonte è un, non è attendibilissima, quindi lo prendiamo con sì. le pinze speriamo possa essere vero perché sarebbe davvero una boccata d'aria fresca per, per il club. Tornando... a. Uh, ovviamente però alla partita di domani um, Coman ha parlato di due situazioni, la prima è di Pedri che sembra molto uh, stanco e potrebbe a questo punto riposare, non so tu che pensi io l'ho visto un po' stanchino nelle sì. ultime uscite e la seconda è che Valencia e Atletico le prossime partite abbiamo quattro giocatori che sono diffidati e, e sono De Jong, Messi, Grisman e Minghesa Quattro giocatori importanti. Importantissimi, eh, sì, ehm, però purtroppo non ci sono gare nelle quali puoi permetterti di fare troppe rotazioni. Oddio, è vero che eh, chi arriva dalla panchina è affidabile però oh, magari un tempo o oh, il primo tempo ai, ai top players e lo farei fare, e, cioè Messi, De Jong... Eh, farei fare quantomeno il primo tempo, poi vediamo eh, come si mette la gara, a quel punto lì potrebbero anche uscire. Eh, però il primo tempo lo farei iniziare a tutti i giocatori diffidati perché non puoi permetterti un passo falso in questo momento. Diciamo che l'ideale sarebbe chiudere la pratica già nel primo tempo, portarti sul 2-3-0 se possibile, e poi riposare, cercare di sforzarsi quanto meno possibile e a quel punto far riposare De Jong che è diffidato, far riposare Grisman che è diffidato sì. perché eh, col Valencia purtroppo servono tutti i giocatori sì. disponibili e poi anche con l'Atletico Madrid. E ha maggior ragione. Certo. Eh, bisogna stare attenti. E proprio con l'Atletico, caro Giuseppe, Potrebbe tornare il pubblico, questa è una notizia molto sì, importante. Eh, sarebbe una bella cosa perché darebbe certamente carica alla squadra. Poi sarebbe la prima partita, quindi ancora più, eh, ancora più gioia e da parte del pubblico che si farebbe sentire ancora di più. E sarebbe vissuto con eh, maggiore entusiasmo anche da parte del, dei giocatori. Avendo poi quella partita in casa sarebbe veramente proprio il massimo. Eh, proprio in una gara così importante eh, ritornando un secondo a Pedri ehm, Pedri che come hai detto tu è abbastanza in fase calante potrebbe anche essere l'occasione magari per dargli eh, quantomeno 45 minuti di riposo, magari nel primo tempo vedere eh, di eh, lui sì, eh, non farlo partire titolare e sostituirlo vedere magari eh, con iish, anche se forse poi eh, Busquets, eh, Ilesh e De Jong, tutte e tre assieme potrebbero essere eh, tre giocatori, forse un po, troppo, un, po un po' troppo simili, magari ci vorrebbe eh, qualche giocatore con caratteristiche un po' diverse, non so, eh, non credo che lo farà mai, ma eh, ci sarebbe anche la carta Ricky, eventualmente al posto di. Di, eh, di Pedri, ma non credo che eh, Kuman abbia la minica, minima intenzione di eh, provare la carta lì titolare eh, contro il, il Granada. Però eh, potrebbe essere un'occasione anche per dare un po' di riposo a questo giocatore che il riposo se lo merita. Un giocatore di 18 anni catapultato all'improvviso in una dimensione talmente eh, elevata che non poteva assolutamente neanche immaginare eh, solo una stagione fa visto che giocava con eh, Las Palmas eh, in seconda e eh, di colpo catapultato ai massimi livelli sta facendo una stagione a livello mentale straordinaria quasi a livello incredibile un giocatore così, che rende mentalmente così tanto è... Sì, intanto Alex scrive Io andrei con i laici titolare col Granada E poi dice Enrique Pugli, giusto col Corneia eh, ah, Perché ah, questo poveretto ah, non ah, gioca Di Pjanic non ne parliamo proprio Un ah, desaparecido totale Ogni tanto è anche fuori dalle convocazioni per piccoli problemi ma eh, chi lo sai Pietro ci scrive, io fossi il mister fare riposare pedri, riba a riposare Pedro e metterei Moriba titolare per poi nel secondo tempo cambiare con, con Ricky. Ricky. Eh, penso che lo vorremmo tutti quanti. Eh, Piani ci cos'è? Si mangia? Non boh, eh, è un qualcosa scoperto. Un regionale catalano. Eh, eh, sì, è assurdo. Eh, intanto Hedi scrive, io ho paura che Olanda faccia la fine di uh, Wegner uh, Dembélé, diciamo che... Eh, chi lo sa che lo sa. Beh, staremo a vedere un po' complicato eh, pensare a Oland. L'importante è pensare adesso alla partita di, di domani, oh, questi yeah. tre punti che sarebbero oro colato. Perché, come abbiamo detto eh, all'inizio eh, della puntata, il Barcellona, fino a pochi mesi fa, a dicembre, era a, a 12 punti dall'Atletico Madrid. Adesso potrebbe portarsi eh, a più uno sui colcioneros a praticamente. Ehm, 8-9 giorni dalla sfida, uh, dalla finale, come piace chiamarla la finale della Liga, anche se poi ovviamente quella partita determina tutto e niente, perché poi ci sono altre da giocare e se le perdi eh, hai vinto Fatto. quella o hai perso eh, il campionato. Eh, attenzione Giuseppe, perché Fasan ci scrive il risultato domani. A me i pronostici non piacciono, però te lo chiedo. Non piacciono neanche a me, eh, non portano neanche bene. Ho delle eh, sensazioni comunque molto positive. Ecco. Allora rimaniamo con delle sensazioni positive, non ci sbilanciamo neanche a me piacciono. Uh, prima di passare alle altre domande che ti volevo fare, non inerenti alla partita, ci andiamo a sentire le parole di Comani in conferenza stampa. Un bon día, bienvenido a la rueda de prensa del técnico del Futbol Club Barcelona, Ronald Koeman. Comencemos con el torn de Parse TV, Marc Brau. He hablado con Antoine sobre el tema, que para mí es un jugador importantísimo. Claro que hemos tenido unas críticas por, por la efectividad de nuestros delanteros y también de Antoine. Pero yo creo que siempre he dicho, para mí, es, 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 además es un chico que me gusta... Porque es jugador del equipo, siempre trabaja, siempre entrena a tope y, claro, sabemos que delanteros también es depende la efectividad durante una temporada que también ha tenido mala suerte. Pero sí es verdad que seguramente está en este momento con más confianza y yo creo que el primer gol que marca contra Villarreal en la manera que, que ha marcado no puedes hacerlo si sí te falta confianza. Entonces yo creo que está en un momento importante y, y bueno para el equipo y ojalá que, que siga así. Primero es, 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 es si podemos tener público en el campo. Yo creo que para cualquier futbolista es, es, es importante y es además bonito. Y no hablo de importancia cuando juegas un partido en casa y tienes público a tu favor, que los partidos son diferentes porque lo vi en la última jornada en Holanda lo vi unos partidos donde había tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho mil depende el grande del campo había público y los partidos son diferentes los partidos todavía son más emocionantes y entonces quiere decir que nos falta, nos falta los clubes, los equipos de tener gente en su campo y ojalá que, que podamos tener en los últimos partidos Claro, es importante porque yo creo que estamos en un momento que sabemos que podemos ser líderes, pero yo creo que puede ser un premio, pero primero tenemos que ganar. Yo creo que siempre, como hemos dicho varias veces, que es partido a par partido, pero si vuelves a por atrás, que bueno, es una situación que, inesperada, desde un tiempo cuando estuvimos con bastantes puntos de diferencia atrás, entonces es, 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 es algo grande que hemos logrado de poder eh, luchar por ganar la liga. Entonces mañana otra posibilidad, oportunidad para, para ganar y además ser líderes, que es importante porque sabemos que tenemos ganado nuestros partidos ya hace tiempo, ¿eh? no, no solo mañana, pero hace tiempo que... No, hay, no había otro remedio que, que, que ganar para intentar luchar por, por ganar entonces yo creo que nos falta mucho todavía pero sí es verdad que tenemos una oportunidad para ser líderes e quindi domani lopportunidad para diventar el líder de la clasifica ricordo obviamente la partida de 19 porque perché... giustamente domani è giornata di competizioni europee e proprio competizione europea Andrea ci scrive uh, secondo voi le favorite finaliste di Champions Europa League quali sono? Io dico che forse saranno le quattro um, inglesi eh, ieri bella partita comunque tra Chelsea, tra la madre del Chelsea probabilmente il Chelsea può recriminare perché poteva vincere la partita, la poteva vincere tranquillamente, il Real non ha fatto niente praticamente e stasera okay una gran bella finale quasi. Sì, una finale anticipata perché indubbiamente da quel lato delle, eh, del tabellone eh, ci sono tutte le grosse e eh, quindi già avevamo visto in precedenza, il turno precedente, il Bayern Monaco-PG, adesso vediamo City-PG, dal lato povero, o, tra virgolette povero, <ride> Eh, C'è cioè il Madrid che dovrebbe fare l'assopiglia tutto e ieri ha rischiato di perdere, perdere le penne eh, perché il, il Chelsea, se avesse avuto maggiore effettività eh, nella prima mezz'ora, eh, avrebbe dovuto condurre per 3-0. Timo Werner è stato un disastro, oh, a proposito, riallacciandoci a quanto eh, ci diceva quella eh, nostra ascoltatrice. Eh, Timo Werner è stato veramente un disastro, infatti tu che era molto arrabbiato con, eh, con lui ha sbagliato l'impossibile. e eh, eh, bisogna stare attenti perché il Chelsea potrebbe pagare questa, questa mancata vittoria a, a Valdebebas, perché quando ti capitano le occasioni e quando ti capita l'occasione di trovare un Madrid così insicuro, così mal ridotto, lo devi matare, altrimenti se lo lasci vivo rischi che sia lui, poi... A matarti al ritorno il madrid lo conosciamo è in grado di cambiare pelle eh, da un momento all'altro da una gara all'altra oggi ieri abbiamo visto un madrid così molto, oh, molto simile al castilla magari allo, a Stanford bridge potremmo vedere che so il madrid eh, che è dei galatticos che vince tutto il madrid che ha il massimo della fortuna eh, quindi Insomma, è stato un gran rischio per il Chelsea eh, non, vincere, non vincere ieri e anche bene, perché ieri avrebbe potuto vincere molto bene. E poi, il, come hai detto tu, il Madrid ha fatto sostanzialmente un tiro in porta, gli è andata bene e è riuscito a, a chiudere la partita con quel tire, tiretto, era un bel tiro, indubbiamente, con quell'unico tiro, tiro in porta. Eh, però oh, il Chelsea veramente ieri ha, ha mancato, mancato l'occasione di mettere K.O. all'avversario e lasciarlo vivo il Madrid, lo sappiamo benissimo, è molto molto rischioso. È, è rischioso perché comunque il Madrid al ritorno sicuramente non farà la partita dell'andata eh, però ieri soprattutto i primi 15 minuti di gioco il Chelsea poteva farne almeno 3 Possiamo, sì. possiamo dirne quindi sì. ehm, un Real che non so se l'ha preparata male Zidane se la voleva giocare così però il Real l'ha giocata davvero male mentre il Chelsea l'ha giocata bene fin quando ha retto ovviamente eh, hanno retto i giocatori perché poi a un certo punto arrivati praticamente a maggio la stanchezza eh, inizia, a farsi, inizia a farsi sentire eh, però c'è il grande rammarico perché ieri il sì. Chelsea poteva vincere. Se ci fosse stato un attaccante un po' più freddo di Werner, uh, sicuramente gli inglesi. Non Avrebbe dico tre gol, eliminatoria. avrebbero però, eliminatoria secondo sì, me. Sì, sì, potevano portare a casa un bel anche 3-1, per esempio. Eh sì, Poi eh sì. Real Madrid quello che ha Real Madrid è il fatto che sono hai fenomeni a Benzema che all'improvviso ti stoppa e ti fa quel gol in, in sforbiciata che dice: Vabbè, alziamo le mani, ai fenomeni che ne so, a, a Tony Cross che magari al ritorno si inventa un assist al bacio. E, ai fenomeni, punto, il Real Madrid ha i fenomeni, quindi purtroppo il Chelsea deve stare attento anche eh, alla gara di ritorno. Quello che io invidio un po' il Real Madrid, se cos'è, è proprio questo, che il Real soffre, ma riesce a portare a casa un risultato utile. Noi ieri avremmo preso quattro gol nei primi 15 minuti di gioco. Sì, 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 il Madrid ha questa capacità, assolutamente, una squadra da finale, non è una squadra da, da campionato, è una squadra da partita singola, da finale. Perché riescono a trovare il meglio di loro stessi in una singola partita. Ripeto, io ho paura che al ritorno a Stanford Bridge faranno magari la partita dell'anno eh, e saranno la, la, la lontana parente della squadra che abbiamo visto ieri. Il, il Chelsea è rischiato troppo, veramente. E il, ce, e il ritorno lo devono giocare così come hanno giocato il primo, il primo tempo: i primi 45 minuti, aggressione totale, velocità precisione nei passaggi perché loro sono stati precisissimi nei passaggi grande velocità aggressione non li hanno fatti ragionare sono andati nel panico subito eh, rubavano palla ripartivano e hanno costruito così tutte quelle occasioni nel secondo tempo come hai detto tu sono calati anche fisicamente la squadra si è, eh, la partita si è più eh, equilibrata hanno aspettato i blues hanno aspettato invece che aggredire il eh, Real Madrid non ha più sofferto così tanto e ha gestito, sostanzialmente ha gestito quasi il pareggio, perché, visto com'era la situazione, secondo me al Madrid andava pure bene pareggiare 1-1, uno uno, convinti, come il sono, che al ritorno magari sono in grado di fare una gara straordinaria, e magari eh, fare 3-4 gol, per esempio, e, e chiudere la partita così, chiudere la qualificazione e l'eliminatoria così. Il Madrid ha questa caratteristica, come hai detto tu giustamente, brava Giussi, che il, il Barça non ha, il Barça non ha quel killer instinct che ha il, che il Madrid. Sì, speriamo, speriamo nel Chelsea. Speriamo! Io, io, io sono fiduciosa perché il Chelsea è comunque una bella squadretta, tu che sei mm. un buon allenatore, speriamo. Serve, allenatore. Soltanto, serve soltanto un attaccante che la butti dentro, ho detto mm. proprio eh, molto facilmente, magari un Giroud. Un attaccante anche molto sottovalutato, a volte per un attaccante per me molto sì. forte, esploso forse un po' troppo tardi. Girulli qualche occasione eh, l'avrebbe messa in porta, parliamoci chiaramente non soprattutto sullo 0-0. Werner quel tiro a tu per tu con Curtois gliela tirata, bella parata di Courtois ma gliel'ha tirata addosso. Col tuo grande parata, ma quello è un errore del, del, dell'attaccante. Ma poi non solo in quelle circostanze, anche in altre occasioni eh, eh, Werner era troppo lento, era troppo fermo, era piantato nel, nel campo, gli hanno dato due palloni ad un certo punto, eh, quasi nella stessa uh, posizione filtrante in aria, e lui eh, si è mosso tardi, eh, cioè, lui, lui non era in movimento, lui era fermo, con i piedi fermi. E si è mosso quando è partito il, il, il pallone e non ci è arrivato, cioè, mh, errori, errori grossi, errori strani per un giocatore che si sta giocando, eh, quella partita che si sta giocando in, in Champions contro, contro i Mariti. una semifinale, non è un giocatore, da, da ieri ha dimostrato di non essere un giocatore da semifinale. Tu ti stai giocando la finale, eh, quindi devi dare tutto. Eh, eh, infatti, Alexandre scrive: Giuroni avrebbe fatto tre su tre occasioni, poi secondo me avrebbe avuto il fuoco dentro dopo che Benzema tempo fa lo paragonò a un go-kart eh, questo, questo è vero, sempre Alex dice il Madrid dall'esperienza: il Chelsea deve fare leva sull'esplosività dei propri giovani e su Kante che ieri ha fatto una partita mostruosa io penso che stia ancora correndo eh, praticamente Kante, speriamo bene per il ritorno ma onestamente non ho buone sensazioni eh, io penso che un'altra settimana come quella prima come quella tra il classico e il Liverpool, e il Real non la possa fare, cioè il Real o domenica schiera tutti i titolari, visto che c'è anche tanti infortunati, per continuare la lotta per la Lega. o e, e poi va magari a perdere qualcosa a Londra, o schiera i panchinari in, in campionato col rischio di andare a perdere punti. In, in campionato, per poi andare a Londra a dare il, il tutto e per tutto. Io, un'altra settimana, Liverpool, classico Liverpool, con tutti i titolari in campo, Zidane non se la possa permettere no, a questo calato. punto di stagione. Quindi sono molto curiosa anche per vedere cosa il Real mollerà, se magari mollerà tutte e due, arrivato a un certo punto, magari il fisico uh, farà mollare tutte e due le competizioni a Zidane, però noi dobbiamo vedere a noi stessi domani Granada ore uh, 19 uh, oggi, caro Giuseppe, si è giocato un'altra partita, si è giocata la partita del Barça femminile mm -hmm. che ha recuperato. Ecco, grazie, sono le ore 20 il Barcellona ha giocato oggi col Madrid uh, non è il Real Madrid, è una squadra di Madrid, ovviamente una partita che fu rinviata quando in Spagna c'era uh, quella tempesta di, di neve, giustamente il Barça non, non riuscì ad arrivare a Madrid, non riuscì a giocare, quindi fu rinviata si è giocata oggi e è inutile dirti che il Barça ha vinto, è anche un po' scontato arrivartelo a dire, però non è scontato dirti che ha vinto con uh, praticamente panchinare e giovani uh, giocatrici, perché Cortés Visto che c'è una partita importantissima domenica contro il PSG, il ritorno della semifinale, ha deciso di lasciare a Barcellona Mapileon, Aitana, Leila e Graham Hansen. Quindi praticamente quattro pilastri, più generoso che ha avuto qualche acciacco. E quindi cinque titolari lasciati a casa, in campo c'erano le giovani, basta pensare che la difesa era composta da Emma Laia. Jana Fernandez sono tre giocatrici del Barça B praticamente e Bruna Villamana davanti. Cosa è successo? Che Bruna Villamana fa gol a, a ripetizione, è una giocatrice del Barça B che quando sale in prima squadra sa fare solo una cosa, segnare a 18 anni 8 gol in 8 partite. La cantera, la, la cantera c'è anche nel, nel, nel femminile, questo è il nostro... Mh, è un vanto e ce ne dobbiamo vantare ogni giorno quindi ci andiamo a vedere gli highlights di questa partita Di urla hanno. Un, eh, il... eh. sì, un gran il bel gol. È un, è un tiro fantastico, veramente. Ha ah, un gol ogni 37 minuti con la prima squadra. È eh. e... Paventosa la media di questa giocatrice che a questo punto merita forse di entrare nelle rotazioni di entrare a far parte della prima squadra fisso. Eh, 25 partite in campionato, 25 vittorie, 127 gol in 25 partite, solo 5 subiti, siamo a 4 punti da vincere matematicamente il campionato. Quindi adesso la testa, chiaramente, è posta sull'obiettivo. Il grande obiettivo, visto che il campionato è nelle nostre mani, l'ha. Coppa del Re si giocherà fra, se non sbaglio, una settimana. Però prima c'è la semifinale di Champions, che è il grande, grandissimo obiettivo dopo che è stato eliminato il Lione. Io direi di andarci a vedere anche gli alaizzi della partita di andata tra PSG e Barcellona, e dopo parliamo molto anche dell'arbitraggio di questa partita. È stata una bella partita, tante occasioni da una parte e dall'altra, protagonista anche le due portieri, Edler, il portiere del PSG, è fantastica, abbiamo visto delle grandi parate, però è stata una partita eh, soprattutto marcata per uh, gli errori arbitrali. Mm. Eh, due rigori netti, il fallo di mano era abbastanza evidente con il braccio largo e il primo un chiaro sgambetto. È, è incredibile, allora uh, alcuni hanno ovviamente gridato allo scandalo, io lo riporto perché dobbiamo riportarlo molti hanno detto pochi giorni dopo il caos della Superliga le minacce di, di Ceferin, arriva questo arbitraggio uh, noi riportiamo queste parole qui però è chiaro che uh, probabilmente si tratta soltanto di un arbitro scarso e... sì, anch'io sarei di questo parere non è, è, è troppo presto per gridare il complotto il complotto lo puoi dimostrare dopo una serie eh, rilevante di episodi, di partite consecutive, non puoi eh, parlare di complotto in un caso, in un caso solo, quindi arbitro, eh, forse casalingo, eh, forse impreparato, ma non perché Seferin ha detto punite il Barça perché ieri avrebbe dovuto punire il Real Madrid, allora eh, va bene che. Era una partita tra, tra due componenti della, della Superlega però chiaramente eh, tra le due il più colpevole il maggiormente colpevole è il Real Madrid e quindi avrebbe dovuto penalizzare il Real Madrid. No, io non credo a queste cose, almeno non ci credo adesso. Poi vediamo nel proseguo se ci saranno una serie di partite che penalizzeranno il, il Barça, allora potremmo anche iniziare a pensare a quello, ma così no. Vediamo il ritorno, però, ovviamente, arbitraggio veramente scandaloso. Tre rigori solari, e Alex. Ovviamente è vero. E io, come te, sono dell'idea che l'arbitro sia abbastanza, forse, non da livello di semifinale di, um, di, di, della Champions League, che poi, tra l'altro, l'anno prossimo cambierà. Ci sarà un nuovo formato molto più professionale diciamo l'anno prossimo alla Champions League ci sarà un inno ci saranno molti più soldi molti più milioni in gioco e vedremo ovviamente um, passo avanti della UEFA che finalmente si è svegliata perché comunque eh, serviva a cambiare vediamo anche se la prima iberdrola cambierà, sembra che possa diventare professionista anche il campionato spagnolo. Alex ci dà poi spunto per iniziare l'ultimo argomento della puntata eh, a proposito di Cantera, ma perché Alex Collado non viene calcolato da Coman? Eh, di Alex Collado e anche di un altro canteriano parleremo dopo aver visto gli highlights della vittoria del Barça B contro l'Alcoyano.

Quindi vittoria duono nel segno di Corna della Fuente che ha fatto il passo avanti proprio quando mancava l'ex Cogliado per un infortunio adesso al Barça B mancano davvero pochi punti per proseguire nel cammino della promozione perché dopo diciamo la classifica normale di campionato si è fatto un'altra mini classifica un altro piccolo gruppo eh, chiamato gruppo promozione e poi da qui si passerà ai, ai playoff hanno un po' incasinato tutti questi della de, della federazione un percorso molto complicato anche un Difficile da capire, forse adesso l'abbiamo capito con ritardo visto che è quasi finito, eh, però l'importante è che il Barça B ci sia perché, come dice sempre Sergio, è importantissimo avere il Barça B in seconda. Però certo. parlando di nomi propri, Alex ci ha detto di Cogliado, io ti dico anche di Conrad perché sono due giocatori che mh, sembrano avere un qualcosa in più rispetto magari ad altri, però non viene data l'opportunità. Conrad qualche opportunità spicciola l'ha avuta quest'anno, oh, ha fatto anche qualche partita di Champions, forse una. Mm, Iado, no, assolutamente. E, mm, Conrad si merita certamente di eh, essere aggregato alla prima squadra, che poi giochi o meno, ma il fatto di respirare, di allenarti con la prima squadra, di, di fare le trasferte è importante perché cresci anche. Anche stando a guardare, anche stando solo a respirare, eh, un, cer un, un certo spogliatoio, gli spogliatoi eh, dei campioni, eh, impari tantissimo. Quindi è giusto oh, dargli questa possibilità. Eh, abbiamo visto fare un gol che è qualcosa di pazzesco. Il secondo è veramente fantastico, il, il gol. Anche il primo è bello, ma il secondo. È veramente è fantastico perché oltre al tiro c'è la preparazione, l'ingresso in aria, il dribbling, veramente è molto molto bravo. Eh, sono due giocatori che l'anno prossimo devono essere assolutamente aggregati alla prima squadra. Diciamo che il, La forza del Barça è nella cantera, il Barca può permettersi anche di essere in disgrazia finanziaria e la squadra ce l'avrà sempre perché ha sempre una grande cantera. Sì, importante però è anche per il futuro di questi giocatori avere il Barça B in, in seconda perché ovviamente Conrad magari cioè. può fare prima squadra Barça B se il Barça l'anno prossimo è nella categoria superiore perché giustamente ecco. eh, ci sa anche che magari dopo due anni di Serie C un giocatore dice sì, ma io voglio l'opportunità. Eh, Fare il salto che a quel punto mi, mi aspetto sempre. Alex dice: Come dicevano il gruppo, era necessario prendere Trincao con Cogliao esatto. e Conrad al riscapito di, di Trincao. Ovviamente sì, non era necessario, eh, anche perché si sono spesi tanti soldi per, per Trincao. Sì. e chissà se li riusciremo un giorno a recuperare. Eh, magari tramite qualche plusvalenza stile piani cioè Artur, un po' complicato, però io Trincao lo vedo molto simile a Cogliado, noi ce l'avevamo bello fatto sì. in casa il giocatore e siamo andati a spendere 30 milioni, purtroppo Cogliado non costa 30 milioni, non è ancora valutato 30 milioni, il tempo che magari arriva in prima squadra e, e fa vedere un po' cosa da fare, però purtroppo eh, questi errori vengono fatti, io spero che l'anno prossimo venga data l'opportunità a Cogliado a Corad perché la meritano um, anche perché um, non sempre diciamo uh, il giocare nel Barça B o il non giocare nel Barça B determina la forza di un giocatore l'esempio è Minguesa Minguesa nel Barça B non era titolare eh, giocava, non giocava a volte terzino, a volte centrale non aveva ancora fatto quel passo avanti per diventare difensore centrale titolare del Barça B. Eh, quando c'era Rauco, il titolare era, era Rauco, c'era Cuenca, c'era Ciumi, quindi c'erano tanti difensori centrali. Eh, Minghesa però, è andato in prima squadra, ha dimostrato, ha fatto quel passo avanti, soprattutto è migliorato tantissimo rispetto alle prime uscite e sta dimostrando che comunque. Il suo perché ce l'ha il suo um, può avere può aiutare il Barça, magari non è un giocatore da titolare, no, è un, gio un giocatore però... da, comunque da, da prima squadra esatto, perché da 25 è... cioè, la rosa è composta da 25 giocatori quindi cui si assolutamente ha assolutamente. Ma perché come dicevo prima eh, diventi bravo quando frequenti bravi, eh, altrimenti se, se frequenti gli scarsi, eh, rimani eh, non migliori, non migliori. E, e Minghesa è migliorato quando ha fatto il salto in prima squadra, così come eh, migliorerebbero certamente Cogliado, così come migliorerebbe eh, Conrad, così come migliorerebbero tanti che hanno le basi, chiaro poi se metti uno che non sa giocare insieme a Messi, lo guardi dici che è bravo che è, però non diventi mai simile a Messi, ovvio deve avere una base <ride> quindi eh, non basta solo guardare, devi guardare e, e devi anche avere i mezzi per poter migliorare, altrimenti guardi ma non migliori mai, però questi ragazzi hanno le basi per poter migliorare e, e si meritano l'occasione, certo eh sì, un po' come Brautwit, guarda però poverino, eh, vi guarda. Le... Non mi l'ho imparato Brightway perché non, poverino non ha le basi, cioè quello è, eh, lui eh, quello rimarrà. Sì. Eh, certo. e infatti, infatti. Eh, intanto vi do un piccolo aggiornamento ovviamente sulla partita di basket. Il, il Barcellona è avanti al terzo quarto, 54 a 46, uh, ovviamente manca ancora. Tanto, tanto tempo, eh, io vi ricordo l'appuntamento domani alle ore 19: ci sarà eh, la partita col, col Granada. Quindi, prima della partita ci sarà la solita, il solito pre di Radio Bars Italia, poi ci sarà il posto con lo spogliatoio. Quindi, non mancate perché Radio Bars Italia c'è sempre la relazione, c'è sempre i programmi, ci sono sempre. Noi con Today torniamo, eh, poi per preparare la sfida col Valencia di, di domenica, quindi. Seguite i nostri canali Twitter, Facebook, YouTube, Twitch, Instagram, ovunque voi vogliate noi ci siamo, ci siamo ovunque, seguiteci e non perdetevi nessuna diretta, nessuna puntata e programma di Radio Bars Italia. Grazie Giuseppe per essere stato con noi in questo pomeriggio ormai sarà Grazie altrettanto grazie. Eh, grazie ovviamente a tutti voi spettatori che ci avete seguito, che ci avete anche bombardato di domande, di opinioni. A me piacciono le puntate così, con tanti scambi di, di opinioni. Vi aspetto ovviamente domani per lo spogliatoio. Today poi torna sabato sera. Grazie a tutti e buon proseguimento di serata. Ciao, adio. En moments tan durs com aquest, no les busqueu fora. Són dins de cadascú de nosaltres. Són en el nostre caràcter, que s'ha forjat en aquesta terra. Són en l'orgull per la feina ben feta i per ser cada dia una mica millors. Ningú ens regalarà res, però no ho necessitem. Hem arribat fins aquí com a milions, com un de sol. Així que en moments tan durs com aquest, si necessiteu raons per sortir aquí fora, busqueu-les en el sentiment que ens iguala i en la bandera que ens agermana.